Noi stiamo facendo questo appello per Gabriele, stiamo facendo questo appello anche per tutti i Gabriele che stanno attualmente combattendo e che sono alla ricerca di un gemello genetico. Gabriele è un bimbo di 20 mesi affetto da una malattia rarissima, la SIFD. Una sindrome congenita rarissima che conta 20 casi studiati nel mondo. Lui è il primo in Italia, unico caso in Italia. Combatte per la sua vita da quando è nato e l'unico modo per salvarlo è il trapianto di midollo osseo. Inizia così l'appello dei genitori del piccolo Gabriele. Da quando a marzo abbiamo avuto la diagnosi clinica che confermava la SIFD, abbiamo verificato prima se noi fossimo compatibili o meno per poter donare il sangue midollare, spiega Cristiano, il papà di Gabriele. Ponevamo molte speranze nella sorella gemellina che aveva un'alta possibilità di essere compatibile, ma purtroppo non è andata così. In famiglia non siamo compatibili e per questo abbiamo lanciato un appello sui social ed aperto la pagina Facebook Gabri Little Hero. Solo uno su 100.000 può essere il gemello genetico di Gabriele e per trovarlo bisogna fare il test di tipizzazione che avviene mediante prelievo salivare oppure prelievo di sangue periferico ad un braccio. Questo per capire se si è compatibili alla donazione di midollo osseo. Il trapianto di midollo osseo non deve far paura, la donazione consiste in un lungo prelievo di sangue. Chi vuole donare si deve iscrivere al Registro Nazionale Italiano Donatori Midollo Osseo, una sorta di sportello unico. Per chi è alla ricerca di un midollo che funge, tra l'altro, anche da anagrafe dei midolli per trovare i match di compatibilità. Se deciderai di donare, sarai iscritto nel registro e potrai essere un potenziale angelo di qualcuno. C'è una possibilità per diventarlo se hai tra i 18 e i 35 anni e vuoi sapere se sei proprio tu a poter salvare la vita di Gabriele o di qualsiasi altro eroe in attesa di trapianto. Puoi recarti in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, dove ad aspettarti ci sarà l'ADMO Campania. Insieme all'Avis di Agropoli che ti daranno la possibilità di fare il test. Agropoli e il Cilento intero hanno manifestato più volte grande sensibilità e spirito di solidarietà verso questo tipo di iniziative. In tanti, testate giornalistiche locali sul web, TV e quotidiani hanno sposato l'iniziativa e tante sono state le condivisioni per non perdere la speranza. Non lasciamoci sfuggire questa grande opportunità di donare noi stessi a chi ne ha bisogno. Non lasciamoci sfuggire l'occasione di poter salvare la vita a qualcuno. Non lasciamoci sfuggire l'opportunità di capire se tra di noi c'è l'angelo genetico che può salvare la vita al piccolo Gabriele. Sabato 22 giugno in piazza Vittorio Veneto dalle ore 8 alle ore 12, dona un po' di tempo per salvare una vita.